Con la conversazione di questa sera abbiamo concluso questo ciclo di 3 conversazioni e delle quali mi ritengo molto molto soddisfatto, perché abbiamo cominciato ad aprire questo cantiere di riflessione su questa figura straordinaria del 600 bergamasco e europeo, e abbiamo veramente sentito contributi stimolanti che ci aiutano a ripensare questa figura e il suo messaggio alla luce anche di problematiche odierne. Penso che abbiamo veramente aperto una strada che proseguiremo negli anni a venire con contributi, credo, sempre più approfonditi e sempre più originali. E grazie a tutti voi di essere qui. Doriano e io siamo estremamente felici, perché il fatto che siamo riusciti a raccogliere un pubblico così numeroso e così attento per questo ciclo di 3 conferenze è segno che l'argomento, cioè Tommaso da Olera, è veramente al centro anche degli interessi della nostra società locale, quindi è un grosso segnale di incoraggiamento, e penso che continueremo lungo questa strada e vedremo appunto dove questa strada ci porterà. Allora, questa sera vorrei cogliere l'opportunità che ci è data dal 500enario della Riforma Luterana, che, come tutti sappiamo, dato che qui a Bergamo c'è in atto un calendario piuttosto nutrito di manifestazione, questo 500enario trova la sua ragione nella data simbolo del 1517, la pubblicazione delle 95 tesi. Ora, noi abbiamo già ascoltato molte cose su Lutero, sulla nascita della Riforma Luterana, sul rapporto cattolici e luterani, e soprattutto abbiamo anche rivisto e riconsiderato questo problema alla luce dell'attuale dialogo ecumenico, che sperabilmente ci porterà a fare dei passi notevoli e in un futuro anche non troppo lontano. Ora, qui invece noi facciamo un tuffo nel passato e esaminiamo questo problema alla luce delle posizioni del nostro beato Tommaso, e dobbiamo dire che il problema del rapporto cattolici-luterani, per come si presenta sulla base appunto di queste testimonianze, è molto molto diverso da come noi siamo abituati a pensarlo, e rappresenta veramente qualcosa anche forse di molto lontano dalla nostra sensibilità. Perché in realtà la storia dei rapporti fra cattolici e luterani è una storia di lunghi conflitti, conflitti coriacei, inveterati, difficili da superare, e conflitti che fra l'altro hanno proprio, come dire, hanno chiamato in causa proprio due visioni antitetiche del cristianesimo, vocate proprio a collidere e a considerarsi reciprocamente incompatibili. Questo è il quadro della situazione per come viene presentato appunto da questa figura. Allora, più che mai stasera noi dobbiamo fare un'opera di comprensione storica. Il passato è qualcosa anche di molto distante dalla nostra realtà presente e dalla nostra sensibilità. Però ci sono anche degli aspetti estremamente interessanti del passato. Può essere estremamente affascinante vedere appunto come le concezioni, le idee, le percezioni sono cambiate nel corso del tempo, e come sono cambiate ad esempio le tecniche di rappresentazione e di comunicazione dell'altro e anche dell'antagonista sul piano religioso. Dovete sapere che io insegno qui a Bergamo in un dipartimento che si intitola Lettere, Filosofia, Comunicazione. E di queste 3 discipline, stasera, quella a cui farò appello più profondamente è la terza, cioè la comunicazione. E cercherò di presentarvi Tommaso da Olera come un grandissimo esperto di comunicazione relativamente a questo problema, al rapporto cattolici-luterani, che è un rapporto di profondo antagonismo. Proprio la dimestichezza con le tecniche comunicative in auge nel passato mi ha spinto a comprendere un testo particolarmente importante come quello intitolato Concetti morali contro gli eretici, che per inciso è l'ultimo scritto, almeno l'ultimo scritto di importanza,
composto da Tommaso da Olera nel corso della sua vita. Più o meno gli anni di composizione sono fra il 1629 e il 1631. Ora, in questo testo noi non troveremo assolutamente quello spirito dialogico, quello spirito di comprensione della posizione dell'altro, delle ragioni dell'altro, delle cause appunto per cui l'altro si propone in un certo modo e si atteggia in un certo modo, che è legato appunto al nostro attuale modo di interpretare l'ecumenismo. Al contrario, qui troviamo contrapposizione, troviamo semplificazione, schematismo dicotomico, quindi il bene tutto da una parte, il male tutto dall'altra, e anche una caricaturizzazione dell'avversario, la tendenza a deformare l'altro, a renderlo ridicolo e a ricoprirlo di biasimo. Ecco, questo non ci deve stupire, fa parte delle tecniche di comunicazione in auge in questo periodo, relativamente proprio al problema di come trattare quelli che non a caso sono definiti eretici, eh? L'eretico va combattuto e non è nemmeno troppo possibile identificarsi con lui, perché in fondo se l'eretico ha questa posizione è perché è pervaso da uno spirito che è quello demoniaco da cui si deve semmai prendere le distanze e tenere le distanze. Quindi, come vedremo fra poco, perché cercherò di accompagnarvi in una lettura attraverso questo testo, che è un testo di straordinaria suggestione, pur con questi limiti che sto cercando di evidenziare in via preliminare, questo testo è in qualche modo un capolavoro, una testimonianza, ma di una testimonianza molto alta, è quasi un capolavoro di un certo tipo di retorica, che è una retorica controversistica, in auge nell'Europa 5-600esca, nel campo cattolico che si sta attrezzando appunto a controbattere alla sfida protestante. Ma va detto che fu proprio il mondo protestante che innescò in qualche modo questo modo di trattare l'avversario religioso. Infatti la polemica e addirittura la satira contro la realtà religiosa altra che si vuole stigmatizzare, la iniziarono appunto i protestanti, come è ben noto. E le caricature dell'avversario religioso furono proprio i protestanti in qualche modo a introdurle. C'è da dire che questo modo di trattare l'avversario religioso, cioè la denigrazione, la caricaturizzazione, prese in un primo tempo alla sprovvista il mondo cattolico. Infatti, se si analizzano gli scritti controversistici dei primissimi anni, subito dopo lo scoppio di quella che fu la sfida appunto lanciata da Lutero con le 95 tesi in 1517, poi nel 1520 si arrivò alla scomunica, nel 1521 dieta di Worms, la rottura definitiva. In questi anni le posizioni cattoliche che furono appunto sollevate per cominciare a obiettare a quello che è il discorso estremamente corrosivo lanciato da Lutero e poi dai suoi seguaci, beh, le posizioni cattoliche presentarono alcuni limiti piuttosto evidenti, e lo dimostra il fatto che non sfondarono assolutamente e si dimostrarono assolutamente inadeguate a reggere appunto il confronto con la polemica luterana, che invece si prestava così bene a una declinazione anche satirica e a una declinazione denigratoria e controversista. Inizialmente i difensori di parte cattolica appartennero tutti all'ordine domenicano, quindi un ordine di intellettuali che aveva un approccio piuttosto astratto, teologico, filosofico. Qualcuno era anche molto aggiornato rispetto ai canoni della retorica umanistica. Mi piace citare un domenicano della prima ora che di cognome faceva radini tedeschi ed era un piacentino ed era della famiglia appunto del vescovo di Bergamo a noi più vicino, che adottò addirittura schemi di ragionamento tradizionali, ma uno stile espositivo di tipo umanistico molto aggiornato, ma anche lui non fece particolarmente effetto, tant'è vero che
di questo Tommaso Radini Tedeschi, se ne occupano giusto gli addetti ai lavori. Beh, c'è da dire appunto che le prime generazioni dei controversisti cattolici ebbero diversi limiti di tipo comunicativo. Perché? Perché erano teologi di professione e avevano un approccio molto elitista, molto elitario, cioè pensavano che la sapienza religiosa fosse qualcosa di appannaggio di una cerchia di dotti illuminati, di teologi per l'appunto, di gente che aveva studiato. Tant'è vero che si stupirono molto che Martin Lutero, che pure era un professore universitario, ragionasse in un modo che loro giudicavano rozzo, molto dirompente, e non ebbero difficoltà a tacciarlo a questo punto addirittura di essere una sorta di bestione che aveva abdicato alla ragione vera per lanciarsi invece in ragionamenti che erano, secondo loro, appunto ragionamenti di tipo molto, molto basso. Non avevano capito che il registro della polemica luterana si stava muovendo appunto su altri livelli. Ecco perché le generazioni successive, le schiere dei controversisti che si succedettero, in realtà a pochi anni di distanza, cominciarono ad adottare un altro tipo di stile, un altro tipo di linguaggio, ed è un linguaggio decisamente più basso. A questa schiera, a questa scuola, appartiene anche Tommaso d'Aulera, che pure è un figlio lontano di queste primissime generazioni di polemisti che appartennero all'ordine cappuccino. Ora, è straordinario pensare che i cappuccini, che sono nati nel 1527, nell'arco di nemmeno un decennio dal momento della nascita, si lanciarono già in queste polemiche antiluterane, sfoderando tutta la loro verve, tutta la loro carica di predicatori molto molto vicini alla mentalità del popolo. Quindi un altro approccio, non elitista, non da dotti teologi, non da professori universitari di teologia, ma da gente vicina appunto alla sensibilità popolare. Vedete, questo filone porta poi molto lontano, perché porta, e lo vedremo magari più tardi, riprenderemo questo problema, all'allestimento di missioni popolari in cui questi frati vanno allo sbaraglio e osano addirittura entrare nel vivo appunto dello scontro teologico, ma a un livello popolare, osando appunto addirittura lanciarsi in predicazioni popolari in territori che erano già stati acquisiti al protestantesimo, provando addirittura a ingaggiare la sfida della predicazione popolare in casa protestante, con esiti appunto spesso veramente incandescenti. Ma questo è il vero retroterra a cui appunto appartiene Tommaso d'Aulera. Allora, sulla base di queste considerazioni si capisce perché lo scritto di Tommaso non possiede i requisiti di una teologia alta, di una teologia elegante dal punto di vista retorico, di una teologia speculativa, ma invece è una sorta di prontuario di concetti morali, per l'appunto vengono definiti così, che sono argomenti di polemica che possono stare sulla bocca di tutti, perché sono cose facilmente afferrabili, facilmente comprensibili e facilmente spendibili anche, diciamo così, in un diverbio, anche in un confronto che può essere anche un confronto molto quotidiano, molto feriale e non un'attenzione dialettica magari da svolgersi in un'aula universitaria. Quindi, se, come abbiamo visto nelle scorse due conferenze, quella di Tommaso d'Aulera può essere definita mistica popolare, riprendo questa importante definizione, ma è una mistica popolare che è intessuta da un personaggio, ce lo ricordiamo cosa disse Giacomo Iori lunedì scorso, uno che si fingeva di essere un idiot savant, ma era molto poco idiot e molto savant, nel senso che era un frate che professava, diciamo così, la propria estraneità al mondo delle lettere e dell'alta cultura, ma in realtà era tutt'altro che sprovveduto, quindi tutt'altro che idiot e anzi molto savant. Possiamo dire appunto che allo stesso modo, così come c'è una mistica popolare intrecciata da un personaggio del genere, c'è anche proprio una apologetica, una difesa del cattolicesimo che ha dei tratti, attenzione questa è la novità, dei tratti propagandistici, cioè qui si ragiona secondo degli schemi che sono quelli della propaganda e qui siamo proprio nel clima rovente degli scontri confessionali dell'età della Controriforma.
Questo preambolo ci serve appunto a capire meglio la struttura e l'impostazione e l'approccio adottati da Tommaso. Quindi adesso cercherò di esporvi sinteticamente questi problemi e poi cercheremo di leggere qualche brano di questo importante scritto, che ripeto è una raccolta di concetti morali, quindi di argomenti, ma in realtà poi non c'è solo questo, c'è anche molto altro, lo vedremo, ci sono digressioni addirittura di devozione, di pura devozione cattolica. Vedremo appunto di leggere qualche brano per avere un'idea più precisa, ma intanto è necessario appunto fare una presentazione generale dell'impostazione. E cominciamo subito a battere l'accento su una scelta strategica che Tommaso dichiara di aver compiuto fin dalla prima pagina di questo trattato. Dice Tommaso d'Aulera: io sono un uomo che non ha studiato, e noi qui dobbiamo fare la tara, perché appunto non è un uomo in realtà privo di cultura, ha assorbito questa cultura attraverso un tirocinio in realtà molto intenso, e grazie anche alle virtù di un intelletto profondamente ricettivo. Però, dice appunto Tommaso, io rinuncio a fare un discorso di teologia e questa non sarà un'opera teologica. Cosa intendeva dire? Intendeva dire che non avrebbe condotto la sua polemica antiprotestante basandosi sulla sacra pagina, ossia sulla Bibbia. Veniva detta la sacra pagina. Non si usa la Bibbia per ingaggiare questa lotta contro i protestanti. Perché? Perché la Bibbia è stata usata dai protestanti contro la Chiesa cattolica e successivamente si è appurato attraverso questi scontri che hanno per base la conoscenza delle sacre scritture, si è appurato un dato di fatto: alla Bibbia si può far dire tutto e il contrario di tutto, si può usare la Bibbia per attaccare la Chiesa e per difendere la Chiesa. Noi oggigiorno abbiamo lo stesso problema con il Corano. Sapete bene che il letteralismo è ciò che viene invocato tanto da chi, ad esempio, definisce l'Islam una religione di pace, quanto da chi invece propaganda la guerra in nome del Corano, perché si possono pescare citazioni opportune per l'una o per l'altra causa. Ora, l'approccio scritturalista aveva mostrato la corda, si era visto che non era possibile usare la Bibbia per chiudere la bocca ai protestanti, perché i protestanti a loro volta avrebbero ribattuto forti di una conoscenza appunto a tutta prova della Bibbia, avrebbero usato appunto per demolire che cosa? Per demolire la tradizione cattolica che i protestanti stanno distruggendo, e questo è il punto. E allora che cosa si fa per chiudere la bocca ai protestanti? Non si usa la sacra pagina, si usa la ragione naturale. E quindi, dice Tommaso, userò la ragione naturale e vi dimostrerò attraverso la semplice ragione che il protestantesimo è sbagliato e che il cattolicesimo al contrario è vero. Scegliere questo significa scegliere un terreno neutrale, la ragione naturale, un terreno neutro per andare appunto a svelare nell'avversario in realtà dei punti di debolezza insostenibile, tale per cui l'avversario, una volta convinto della sua propria debolezza, dovrebbe rimanere disarmato e pronto, o meglio, diciamo, vulnerabile all'attacco che poi successivamente dovrebbe arrivare. Ora, intendiamoci appunto, tutto questo è usare, vedete, queste argomentazioni come armi da battaglia, questo è evidente, questo è un prontuario di concetti morali che servono a demolire la posizione dell'avversario innanzitutto. La ragione naturale è lo strumento che viene scelto, lavora per evidenze logiche, cioè se le cose stanno in un certo modo è impossibile che stiano anche in un altro, quindi l'altro modo è sbagliato. E quindi, ad esempio, la prima cosa che risulta è la seguente: se c'è, come c'è, una natura morale nell'uomo, se il protestantesimo dice che peccare è irrilevante e che si può fare il male senza problemi perché tanto Dio perdona,
E se addirittura arriva a dire che i 10 comandamenti che Dio ha dato all'uomo sono inosservabili, perché questo è il punto, vi ricordate di Lutero, l'inosservabilità della legge, cioè dei 10 comandamenti, quindi la legge provoca solo frustrazione nell'uomo, perché fa scoprire all'uomo la sua debolezza, la sua incapacità di adempiere al volere di Dio. Quindi nasce nell'uomo sconforto, frustrazione, rabbia, ira anche contro Dio, finché non capisce, questo è Lutero, che in realtà Cristo ha già perdonato tutto e non c'era bisogno neppure di stare a inquietarsi. Ma questo, appunto, dice Tommaso, ma questa è tutta la controversistica cattolica, significa distruggere la ragione morale, significa dire non c'è bisogno nemmeno di sforzarsi di essere delle persone per bene, perché tanto tutto questo non fa parte della religione e della giustificazione appunto per fede. Ma quindi questo è già un assurdo. Quindi la ragione morale dice una dottrina che giustifica il permissivismo è di per sé una dottrina sbagliata, e basterebbe questo già per mostrare che il protestantesimo è fuori strada. Ma c'è molto di più che viene aggiunto. Dice Tommaso, la vostra dottrina, o fratelli protestanti, perché si rivolge ai protestanti come fratelli, però attenzione, c'è un atto di carità che non esclude però l'uso della sferza, della sferza sul piano logico e dialettico. Se si sopprime appunto questa istanza morale, lo si fa perché, dite voi volete vivere in libertà, ma questa libertà in realtà è un'illusione, cioè è soltanto un assecondare quelli che sono i peggiori impulsi dell'animo umano, primo fra tutti la sensualità. E difatti, dice appunto Tommaso, tutta questa rivolta luterana nasce da cosa? Nasce da gente che ha voluto distruggere la legge per essere libera di assecondare la propria sensualità. E qui cominciamo a vedere che comincia a entrare appunto l'ariete con cui si sfonda appunto il campo avversario. Dice Tommaso, alla fine tutto nasce da un voler vivere da impenitenti, si rifiuta la penitenza per l'appunto per poter essere liberi di vivere come ci pare. Ma questo significa nient'altro che vivere da bestie, da vivere da bestie. Non è il primo, Tommaso, che accusa di bestialità, come dire, la radice sarebbe questa della rivolta, dell'insubordinazione di Lutero e dei suoi seguaci. C'è al contrario una polemica che nasce proprio già durante la vita di Lutero, il quale Lutero viene accusato di antinomismo, che è una parola greca che vuol dire inimicizia verso la legge. L'antinomismo in questo caso sarebbe un approccio che distruggerebbe qualsiasi forma di legge morale come obbligo. E Lutero fu in realtà molto toccato da questa accusa, perché la sentì appunto come profondamente ingiusta, ma anche come molto molto insidiosa. Questo fu uno dei cavalli di battaglia della controversistica cattolica, accusare appunto di antinomismo, cioè di voler distruggere la legge, i protestanti. Perché? Perché in realtà, dice Tommaso, Lutero e i suoi assecondano, dice Tommaso con questa espressione colorita, il dragone della concupiscenza, che è appunto lo stimolo che li spinge a buttare all'aria la dipendenza appunto dalla tradizione ecclesiastica. È quindi uno spirito di depravazione. Allora, vedete, vi parlavo all'inizio, sono tecniche anche di comunicazione, di deformazione della figura dell'avversario, di caricaturizzazione e anche, se volete, di appiattimento. L'avversario viene schiacciato su uno stereotipo da cui poi non si libererà più, e questo appunto avviene fin dalle primissime pagine di questo trattato. La depravazione, che è la secondare un impulso alla sensualità, alla malizia, all'immoralità, lo si asseconda e si arriva a che cosa? Alla rivolta. Ma la rivolta non è soltanto verso la Chiesa e verso la tradizione ecclesiastica, è una sovversione della stessa legge morale e della stessa natura umana. Perché se si vuole vivere da bestie significa non voler più vivere da uomini. Tommaso non dice di non essere un intellettuale di professione, però
se, come è vero, ha assorbito un certo numero di elementi anche di teologia e di filosofia, allora si capisce che deve avere anche ascoltato qualche discorso che faceva riferimento alla psicologia di Aristotele, che era peraltro pane comune nell'Europa cristiana del tempo. È Aristotele che parla della ragione umana come suddivisa in una parte superiore e una parte inferiore, ratio superior, ratio inferior. Secondo appunto questo schema, chi mette la ratio inferior al di sopra della ratio superior si degrada appunto come una bestia. E questo è ciò che sarebbe successo appunto ai protestanti nel momento in cui, mettendo gli istinti al posto della ratio superior, li hanno messi al posto di comando, sulla plancia di comando. Allora a questo punto comandano gli istinti e non comanda più la ragione superiore. Cosa succede a questo punto? Si precipita in una situazione di accecamento in cui non è più la ragione superiore che comanda sull'inferiore e che quindi organizza la conoscenza in una maniera ordinata, ma al contrario prevale il disordine anche nella conoscenza, in cui quello che domina non è la ragione, ma è una sragione che Tommaso paragona alla febbre. Quindi costoro sono dei febbricitanti che, dediti appunto a questa febbre dell'intelletto, traggono tutta una serie di conclusioni assolutamente sbagliate che derivano però appunto da questa iniziale sovversione, mettere la ratio inferior in alto al posto della superior. E allora a questo punto si capisce anche perché sulla base di questo, degradandosi come dei bruti, costoro adottano uno stile di vita improntato al costante sacrilegio. Sacrilegio che si evidenzia nell'irriverenza nei confronti delle cose sacre. Costoro non hanno più rispetto per nessuna delle tante cose sacre che invece formano la tradizione della Chiesa cattolica. Non hanno il rispetto per le usanze, le consuetudini. Tutto vogliono degradare al loro livello. E quindi il loro stile è quello di una sfacciataggine impudente. Vedete, appunto, vi parlavo di caricaturizzazione dell'avversario. È una ragione deviante che è costantemente all'opera e che porta a tutta una serie di comportamenti assolutamente belluini. Alla base c'è quello che appunto Tommaso chiama orgoglio, che è l'orgoglio di Lucifero, un orgoglio luciferino in cui ci si mette, come dire, al posto di Dio per giudicare e innovare tutto. Discende da questo una cupidigia costante di novità. Costoro vogliono innovare tutto. E non capiscono invece che la vera santità sta nella permanenza e nell'immutabilità. Io vi avevo avvisato all'inizio che questi ragionamenti e questi discorsi sono molto lontani dalla nostra sensibilità, anche se noi li troviamo giustamente molto interessanti. E allora, un dato che non sfuggirà e che è agli antipodi rispetto ai nostri attuali canoni, anche il modo in cui noi pensiamo, ad esempio, la Chiesa e l'ecclesiologia, appunto, attualmente, come dire, dominante, che discende da alcuni capisaldi enunciati dal Concilio Vaticano II, da Papa Giovanni, fra cui quello dell'aggiornamento. La Chiesa quindi in cammino, la Chiesa che si aggiorna, che ascolta i segni dei tempi. Bene, questo è il modello ecclesiologico di un Tommaso d'Aulera, che peraltro è veramente un portavoce di quella che è l'ecclesiologia della Controriforma, soprattutto a livello popolare. Per costoro la vera Chiesa è quella che non cambia mai, è quella sempre immutabile, che presenta una ammirevole continuità fin dai primi tempi, dai tempi di San Pietro, arrivando fino al presente. Torneremo più tardi su questo dato, che è veramente una rappresentazione che ha dei tratti propagandistici, della Chiesa come una Chiesa che è maestà pura nella terra, che non cambia attraverso il tempo, subisce i colpi ma senza vacillare e prosegue appunto come la navicella di San Pietro che fra i marosi non affonda, non affonda mai. Ma quello che mi preme invece adesso approfondire è il fatto che c'è l'assecondare invece i tempi e il desiderio di cambiamento, secondo Tommaso d'Aulera, è il segno invece di un'abdicazione alla vera ragione, e che comporta un allontanamento dalla sfera di quella che potremmo definire un'eternità anche nella storia, che è l'invarianza, l'invariabilità.
si entra invece nella sfera della contingenza, dell'inseguimento di cose sempre nuove che poi, dice Tommaso, non sono altro che i capricci di questi innovatori che vogliono tutto cambiare per tutto giustificarsi, per giustificare se stessi in realtà e la loro irrequietudine, ma che in realtà non ha nessun fondamento in quella che è la vera conoscenza e la vera sapienza. La vera Chiesa è inalterabile. In questa inalterabilità sta la ragione della sua infallibilità. La Chiesa, spiega Tommaso, è sempre stata così ed è sempre stata contraddistinta da una maestà venerabile anche nelle sue forme esteriori. Questo è un caposaldo dell'apologetica della Controriforma che ribadisce, e non si sottolineerà mai abbastanza, il dato assolutamente imprescindibile della visibilità della Chiesa. La Chiesa, se è cattolica, è visibile. Invece i protestanti hanno enunciato il principio della vera Chiesa come la Chiesa invisibile. La Chiesa degli eletti, la Chiesa di coloro che solo Dio sa, se sono giustificati oppure no. Quindi, ricordiamoci, è già Lutero, dice, qualsiasi organizzazione storica esteriore è di per sé, come dire, un'associazione di gente che non ha particolari garanzie, di salvezza e di verità. Peggio ancora Calvino con la predestinazione. La vera Chiesa è la Chiesa dei predestinati. E questo non ha nulla a che vedere con gli apparati, con le cerimonie, con le liturgie. Ma al contrario, Tommaso dice proprio questo: la vera Chiesa è la Chiesa visibile, è la Chiesa che procede attraverso il tempo veramente come una sorta di marcia trionfale, perché questa è una Chiesa militante, ma che ha già dentro in sé il presagio della Chiesa trionfante, cosa che sarà soltanto in cielo, ma che insomma sopporta i colpi della storia senza vacillare e senza farsi cogliere dai dubbi. Quindi attenzione, abbiamo detto, non troveremo mai in questo modo di ragionare nessun principio di comprensione della genesi della riforma protestante e del perché questa riforma protestante poi ha creato delle chiese. Cioè, in altre parole, Tommaso non si pone minimamente quel problema che è condensato dall'adagio Ecclesia semper reformanda. Tommaso non parla mai di una chiesa da riformare. La chiesa va bene così com'è. La chiesa al massimo si difende e si consolida, ma certamente non la si rettifica e non la si riforma. E questo appunto è considerato qualcosa che hanno tentato di fare questi innovatori che però hanno seguito questi impulsi. Che sono impulsi assolutamente peccaminosi. Quindi la Chiesa è magnifica e ha degli aspetti di magnificenza visibile. E fra questi aspetti di magnificenza visibile, e qui arriviamo poi al nocciolo anche della spiritualità di Tommaso e dell'ordine cappuccino. Allora attenzione, fra gli aspetti di visibilità della Chiesa sta la santità di una parte dei suoi membri. E ovviamente Tommaso d'Aulera pensava ai cappuccini, anche se non lo dice esplicitamente, ma dice: nella Chiesa ci devono essere i santi e questi santi devono essere visibili, toccabili, accertabili, perché la Chiesa produce santità, la Chiesa è il luogo del soprannaturale su questa terra. Su questo Tommaso non ha alcun dubbio e nessuna remora appunto a proclamarlo. Quindi ci devono essere persone virtuose e persone addirittura ascetiche e quindi dedite a una vita di santità. Oltre a tutto questo, poi c'è l'apparato, la liturgia, la magnificenza dei riti, che fa parte di questa manifestazione appunto del divino nella storia che è la Chiesa Cattolica. Tutti aspetti che Tommaso esalta e magnifica. Allora, vedete, Tommaso, pur essendo membro di un ordine che praticava una povertà rigorosa e severa, e pur essendo personalmente appunto dedito a una vita di totale sobrietà, non, come dire, non esige che la Chiesa sia similmente spoglia e povera. No, no, ritiene che sia molto giusto che ci sia una Chiesa magnifica, sontuosa, e afferma addirittura è giusto che la Chiesa abbia proprietà che le servono per svolgere la sua missione nel mondo.
Poi però ci siamo noi che siamo gli asceti, siamo quelli dediti appunto a una vita di rinuncia e questo serve appunto a dimostrare che la santità è qualcosa di realizzabile, ed è qualcosa di vissuto e nella Chiesa questo si realizza. Cioè in altre parole, nella Chiesa, nell'ecclesiologia di Tommaso d'Aulera c'è veramente spazio sia per la ricchezza più pomposa e la magnificenza più, come dire, esibita, sia appunto per questa vita di frugalità, di sobrietà, di rinuncia, di penitenza che Tommaso raccomanda perché occorre tra l'altro dimostrare proprio ai protestanti che ritengono la santità un'illusione e ritengono la virtù qualcosa di impraticabile per l'uomo corrotto, occorre proprio dimostrare loro che invece la santità è praticabile ed è vissuta ed è addirittura dimostrata in qualche modo da questi ambienti appunto della Chiesa. Quindi occorre chiudere la bocca su questo, che è una cattiva dottrina, secondo Tommaso, cioè l'impossibilità di adempiere appunto a vita morale basata sui comandamenti e basata addirittura sui consigli, non solo sui precetti, ma anche sui consigli del Vangelo. Quindi occorre dimostrare che la virtù è invece praticabile ed è praticata da molta gente dentro la Chiesa. E però, appunto, occorre anche dire che la Chiesa è giusto che abbia queste manifestazioni storiche di magnificenza perché questo serve appunto a dimostrare il suo carattere divino. Ora, tutto questo può essere lontano dalla nostra sensibilità, ma tutto questo è molto, molto coerente con gli assunti della propaganda della Controriforma, che aveva tra i suoi capisaldi proprio la dimostrazione della magnificenza e, come dire, stupefacente dei riti, la Chiesa romana, che era uno spettacolo che abbagliava, e questo serviva, come dire, a convincere, gli increduli e i distanti che in realtà il divino c'era nella Chiesa. E poi pensiamo, ad esempio, a un autore straordinariamente rappresentativo del Seicento francese come Bossuet, che scrive proprio un'opera in cui dimostra che la Chiesa cattolica è tale perché non si altera, non muta, non subisce tutti quei mutamenti che sono invece tipici delle sette protestanti. Ora, questo modo di ragionare di Bossuet è già anticipato da Tommaso d'Aulera e questa è la dimostrazione che entrambi appartengono a questa atmosfera, che è proprio quella della controversia, della polemica antiprotestante della Chiesa della Controriforma. Quindi il cattolicesimo è e deve essere la patria della santità e la santità deve essere qualcosa di dimostrabile e di visibile. Ma è anche la patria della ragionevolezza, laddove appunto questa ragione protestantica è sovversiva e porta addirittura alla sindrome della sragione. Ma deve essere anche la Chiesa Cattolica ed è la patria del soprannaturale. E questo è un altro aspetto, magari lontano dalla nostra attuale sensibilità. Insomma, siamo all'indomani di questa presa di distanza dai miracoli di Medjugorje e troviamo che però Tommaso d'Aulera ragiona esattamente al contrario. Cioè, per Tommaso d'Aulera i miracoli nella Chiesa Cattolica avvengono e avvengono molto frequentemente, perché il miracolo fa parte appunto di questa fenomenologia, potremmo dire, del divino dentro la Chiesa. Quindi non si deve mettere in dubbio, il miracolo, anzi, il miracolo è la dimostrazione che la Chiesa è il luogo del soprannaturale nella storia. Quindi questo attacco dei protestanti alla Chiesa, che viene destituita di validità, porta a una conclusione che nessun buon cristiano può accettare, che è la negazione dello spirito, tanto come parte superiore della mente umana, che deve stare appunto nel posto più alto, deve detenere la sovranità nella mente, quanto anche come reggitore della Chiesa. La Chiesa è retta dallo Spirito e lo Spirito si evidenzia. Quindi tutto questo porta a un modello ben preciso di Chiesa. È una Chiesa fondata sulla gerarchia, al suo interno vige la disciplina e la prima disciplina è l'unità, è la conservazione dell'unità e poi dentro questa Chiesa
ci sono gli stati di perfezione, che sono tanto dei religiosi quanto dei laici, ma questo appunto deve dimostrare che la Chiesa è una società perfetta, come si sarebbe detto in seguito. Quindi un personaggio come Tommaso svolge appunto il suo ministero, che è quello della sfida verso il mondo protestante, nel tentativo di riconquistare pezzi di questo mondo protestante, soprattutto germanico, riconquistarlo appunto alla famiglia cattolica. La controversistica, che è un uso di argomenti appropriati, argomenti molto stringenti, semplici ma incisivi, per arrivare intanto a scardinare il sistema di certezze dell'avversario. Questo avviene attraverso campagne di predicazione popolare. E sono fenomeni, le campagne di predicazione popolare, che Tommaso da Olera conosceva molto bene, così come conoscevano bene questo fenomeno, le missioni appunto di predicazione popolare, i cappuccini che si lanciarono fin dalla seconda metà del 1500 in area austriaca e tedesca, nel tentativo appunto di stabilire un raccordo con quello che era, diciamo, quelli che erano gli strati più bassi della popolazione, non cercando quindi di come dire, passare dai vertici, ma cercando di agire sulla base della società. I cappuccini ebbero anche i loro martiri in questo. Ricordiamo San Fedele da Simmaringen, che appunto fu martirizzato nel corso appunto di una di queste azioni di missione popolare. E ricordiamo anche che diversi cappuccini bergamaschi furono impegnati in questa azione. Magari queste cose che aveva già ricordato Monsignor Zanchi le altre volte le potremmo magari riprendere in sede di discussione. Quello che mi preme sottolineare è che Tommaso non è il primo, non è l'unico, ma è assolutamente familiare con un mondo che ha questo tipo appunto di vocazione, la lotta di riconquista attraverso missioni popolari ad opera di frati che sono profondamente portati a stabilire nessi con la realtà locale attraverso tecniche appunto di predicazione popolare, di avvicinamento dell'opinione pubblica locale, mostrando da una parte irreprensibilità di costumi e dall'altra la vocazione al martirio, la disponibilità al martirio. E questo appunto è il mondo a cui è destinata quest'opera, cioè i concetti morali contro gli eretici, che io adesso vi ripercorro molto brevemente, perché non voglio abusare della vostra pazienza, ma vorrei appunto ricordarvi che Tommaso da Olera come scrittore è uno scrittore che possiede, almeno in certi passaggi, dei veri talenti, dei veri talenti comunicativi. Cioè si vede che è un personaggio estremamente portato a usare la dialettica nel senso appunto di arma polemica per contrastare l'avversario e cercare di attirare appunto alle proprie posizioni un uditorio che è pensato appunto come oscillante. Allora, i concetti morali contro gli eretici non è altro che un repertorio, se volete un prontuario, di argomenti, di notizie, di riflessioni che possono essere utilmente impiegati in un eventuale diverbio contro gli eretici. Però notiamo subito una cosa, che in questo prontuario di argomenti non tutto quello che viene affermato è vero. Ci sono appunto delle deformazioni della realtà che dimostrano che la preoccupazione prima di questo scritto è proprio quello del dibattito, della controversia polemica, che mette al primo posto non tanto l'accertamento di un certo dato, quanto la preoccupazione intanto di ingaggiare una lotta. Allora, vedete ad esempio un brano come quello che adesso vi leggo, che per cercare di insinuare nell'uditorio dei dubbi sulla qualità morale degli eresiarchi, cioè dei fondatori appunto di queste sette protestanti, e sono appunto Lutero e Calvino,
per insinuare dei dubbi sulla loro rispettabilità morale, si insinuano delle ragioni per le quali loro avrebbero abbracciato appunto le loro eresie, che sono delle ragioni totalmente false, fittizie, sono un po', come dire, montate ad uso appunto del discorso. Allora, ascoltate, questo è un brano veramente esemplare. Considera, ti prego, o infelice eretico, chi sia stato la tua prima origine, se non uomini ambiziosi, come furono gli scomunicati Lutero e Calvino, con altri eresiarchi. Che uomini furono questi, se non uomini ambiziosi e viziosi, li quali pretendevano di ascendere alle dignità ecclesiastiche e farsi vescovi e cardinali? Allora, secondo questa spiegazione, Lutero e Calvino avrebbero voluto diventare vescovi e cardinali, ma venendo frustrati nelle loro ambizioni, scelsero di fare la lotta, la guerra alla Chiesa istituzionale, per sfogare appunto la loro rabbia. Così Lutero, Calvino con altri eresiarchi, parendogli grave il giogo delle virtù cristiane, seminarono la loro prava e adultera setta piena di carne e di senso, dove, essendo essi tutti carnali e sensuali, non fu gran cosa, avendo seminato in un terreno facile alla volubilità e al senso, che non germogliassero frutti di senso, carne e libertà. Vedete che prosa è, martellante. Notate che c'è la parola libertà. Ora, la parola libertà in Tommaso d'Aulera non ha un significato necessariamente positivo, perché libertà può voler dire quello che, diciamo, si potrebbe definire più libertinismo, come dire, licenziosità. Ecco, è più nel senso di licenziosità la libertà come viene intesa qui. Si segue appunto quello che è il proprio istinto, ci si illude di poter essere liberi, di assecondarlo, e si distrugge la legge morale, ma si distrugge anche la legge divina. Si liquida la chiesa della tradizione, che richiama invece all'ordine e alla disciplina, e si è liberi di fare a proprio talento. Questa sarebbe la spiegazione in quattro parole della nascita della riforma protestante. Allora, capite da voi che questa, ve lo dicevo appunto all'inizio, è una deformazione, strumentale, propagandistica, un appiattimento anche della figura, del profilo dell'avversario, che non viene scandagliato minimamente nelle sue ragioni, come dire, né psicologiche e neanche, come dire, dottrinali, ma corrisponde sostanzialmente a un bersaglio, che si costruisce e che diventa poi facile da demolire. Ora, questo appunto è un'operazione estremamente efficace, corrisponde esattamente a quello che i protestanti hanno fatto nel frattempo con i cattolici, perché anche l'immagine, il profilo del cattolicesimo, per come risulta dalla polemica appunto protestante, fin dall'esperienza di Lutero stesso e poi dei suoi seguaci, corrisponde sempre a questa forma di semplificazione e di schematizzazione. Come dico, l'attuale nostra concezione del rapporto fra mondo cattolico e mondo protestante è totalmente diverso. Noi, oggigiorno, cerchiamo di battere la strada della ragione dialogica, quindi che è altra cosa dalla ragione dialettica, per come la praticavano costoro, e qui la dialettica era una sorta di pietra, che veniva lanciata appunto contro l'avversario. Io spero appunto di avervi dato un'idea di questo scritto, che è estremamente suggestivo nel suo carattere, come abbiamo appena letto, molto corrosivo, molto incisivo. Chiudo, facendo mia una considerazione che è stata fatta anche da parecchi altri esegeti, fra cui Alberto Sana, qui presente fra noi, che non ringrazieremo mai abbastanza per la fatica, appunto, che ha fatto nell'offrirci questi testi. Appunto, Alberto Sana, altri, lo stesso Giacomo Iori, la settimana scorsa, ricordano, molto opportunamente, che tutti questi testi vanno veramente immaginati come accompagnati da una gestualità, da un atteggiamento veramente performativo, quale doveva essere appunto quello di Tommaso d'Aulera e dei cappuccini dei suoi tempi, per cui questo non è altro che il complemento scritto di un'azione di rapporto e di contrasto, che era un'azione giocata sempre molto sul rapporto interpersonale
e magari anche sullo scontro anche molto vigoroso e molto, molto acceso. Insomma, questi sono tutti strumenti complementari rispetto a quella che è un'azione poi personale che noi oggigiorno chiaramente possiamo solo ricostruire con l'immaginazione, ma di una cosa possiamo essere certi, che doveva essere un'azione veramente possente, perché il carisma di un Tommaso da Olera era veramente qualcosa di molto, molto forte. Vi ringrazio per la pazienza. Se ci sono domande, siamo qui apposta. Senso assolutamente positivo, Sì. caso viene visto Sì. appunto in maniera inattuale Sì. come negativo. Anche perché, questa è la seconda considerazione che vorrei fare legando quello che hai detto tu e l'inquadramento storico che hai dato tu alla visione asceticomistica dell'autore. Tommaso tratta male, come dire, gli altri, gli avversari, come tratta male se stesso. Potremmo dire in maniera molto rozzamente psicanalitica oggi che uno che esige molto da se stesso esige molto dagli altri o viceversa, no? Le due dimensioni in qualche modo si incontrano, si intrecciano. Di sé, dal proprio corpo, Tommaso parla come di un bestione, nonostante siano trascorsi secoli. Quando ho parlato molto spesso dei mistici di Tommaso con padre Giovanni Pozzi, lui diceva scherzando ma non troppo. La sua voce profonda, roca, con accento profondamente ticinese, dice: sai, i mistici dicono tutti la stessa cosa. Ma professore, non è che da una vita che sta studiando i mistici, anche le diverse religioni, insomma, arriva Manzoni attraverso il giansenismo, partendo da Angela da Foligno, mi dice questa cosa: sì. Per me questa è una considerazione profondamente inattuale, che forse proprio perché, e la butto lì anch'io come provocazione, qualcosa da dire ancora a noi oggi e sempre ce l'ha. Mi è piaciuto molto anche il tuo riferimento chiamiamolo aspetto coranico. Forse l'inattualità, quella che noi oggi riteniamo inattualità del Corano, potrebbe parlare anche a noi, se magari usassimo strumenti come quelli di Tommaso. Forse sarebbe utile riconoscere la nostra tradizione per conoscere meglio anche quella degli altri, in un ambito ecumenico che non credo che debba essere soltanto cristiano, ma debba estendersi. Nemici, sì, fratelli, anche, persone con cui così si può dialogare, questa è anche una tradizione sufi. Questa è una tradizione molto profonda dell'Islam, dell'islamismo, scusate, con cui potremmo dialogare. Magari strumenti del genere, apparentemente così duri, ci permetterebbero un confronto, che ne so, sulle durezze, sul granito, la casa costruita sulla roccia. Ovviamente le mie considerazioni sono andate sparse, poi adesso ho fatto Non così, devo ricordare a te che perdonatemi. questo testo lo conosci meglio di me, i passaggi di apprezzamento positivo che ci sono qui sui turchi, quindi sui musulmani, che Tommaso ritiene superiori agli eretici, e non E gli è una ebrei, buttata, e gli ebrei, perché dice almeno loro si sforzano di essere virtuosi e pregano e sono persone moralmente irreprensibili, almeno quelle diciamo che sono osservanti dei loro precetti religiosi. Quindi dice, almeno loro riconoscono, come dire, l'assoluta doverosità della legge morale, dice lui. Quindi i musulmani in questo danno dei punti a quegli eretici, che sarebbero i luterani, che invece aboliscono la legge morale. Quindi da questo punto di vista c'è un
C'è un aspetto interessante, diciamo, di intesa sul piano etico-pratico. Quanto poi a quello che hai detto è molto interessante, sono problemi a cui ovviamente anch'io, come dire, dedico parecchie riflessioni, come tutti noi penso siamo tutti. Pericolosi, forse Monsignor Zanchi qui dietro mi sta, Adesso poi sentiremo anche lui cosa c'ha mi da sta dire. scagliando delle Sì, malignazioni. però la spiritualità sufi, no, ma adesso finisco subito. La spiritualità sufi ha certamente dei punti importantissimi di tangenza con alcuni aspetti della nostra spiritualità cristiana. Tommaso d'Aulera non è però, non è, diciamo, esponente di un misticismo, diciamo così, di pace, di No, quiete. Tommaso d'Aulera è stato un po' incoerente con se stesso, proprio perché è vittima di questa impostazione che tende a semplificare e tende a opporre le cose. Ecco, la controversia è stata rossa anche dagli stessi protestanti, e c'erano, non so se gli arminiani, no, quelli erano calvinisti, ma una corrente, soprattutto della Slesia o della Pomerania, non so quale autore, praticamente aveva recuperato la dottrina fede opere, così come era pensata dai cattolici. Solo che i protestanti si sono inturiti, si sono irrigiditi, cioè è nata. Lutero è più vario, è più molteplice, perché in lui l'eredità cattolica, l'eredità spirituale medievale e tardo medievale è molto forte. Ecco, quando i protestanti, per opporsi ai cattolici, hanno messo a fuoco il problema fede e opere, hanno creato quasi una opposizione combattendo quei protestanti che invece erano ritornati quasi su posizioni cattoliche. E viceversa, i cattolici, soprattutto gli spirituali, che avevano posizioni uguali a quelle di Lutero, rimanendo cattolici, sono diventati incoerenti con se stessi. E mi spiego, leggendo questa preghiera di Tommaso d'Aulera, che per dire, no, che il dialogo tra Lutero e Tommaso d'Aulera si sarebbe verificato, avrebbe potuto esistere se si fossero fermati a una teologia spirituale. Dopo mi spiego. Ecco. Questa preghiera da Tommaso d'Aulera, se Lutero avesse saputo che era che non ave, se, se Lutero non avesse conosciuto che veniva da un cattolico, l'avrebbe firmata anche lui. Volete che la Sì, legga? sì, sì, Lutero. sì. Questa è una preghiera che anche Lutero avrebbe sottoscritto, che sembra le preghiere del pietismo luterano. Sembrano i testi delle passioni di Bach, tanto per fare questo. Io poverino, prostrato ai tuoi piedi e indegno di levare gli occhi al cielo, ti prego, per la tua morte crudele, di guardarmi con occhi di misericordia. Prima di guardare i miei peccati, guarda le tue mani, guardami attraverso i fori delle tue chiavi. Passi i tuoi occhi per quei fori e non sia la tua giustizia a cadere su di me, perché quelle ferite furono fatte dalla tua misericordia. Donami un cuore nuovo affinché, nascosto nella ferita del tuo fianco squarciato, io possa d'ora in poi amarti con amore puro, disinteressato. Concedimi un raggio di Spirito Santo affinché la sua luce rischiari la mia cecità e le tenebre non mi impediscano di vedere te, dolce riposo dell'anima mia. Cioè, nessuno, una delle leggi della spiritualità è questa, mi riferisco a quello che diceva Padre Pozzi, i santi si sentono tutti indegni e peccatori nei confronti di hanno bisogno di invocare la misericordia di Dio. E il bene che uno deve fare è sempre un bene imperfetto e limitato. Questi principi Lutero li ammetteva. Solo la polemica di Lutero contro le opere, questa è un po' una mia interpretazione, non era tanto contro le opere, contro lo sforzo che uno fa di pregare Dio perché in lui venga la grazia e lo aiuti a fare il bene. Lutero,
quando condanna le opere, condanna le indulgenze, sì, condanna le depravazioni delle opere, diciamo la caricatura delle opere. Perché Lutero mi sembra, non so, tu hai letto ma ma dice che Lutero non si sarebbe opposto, non avrebbe combattuto le indulgenze se le opere fossero state le opere di carità, le opere di misericordia. Le combatte perché? Perché appena cade la monetina nella cassetta, un'anima sale dal purgatorio e va in paradiso, cioè combatte le caricature. Ma i principi della spiritualità cristiana, della profonda spiritualità cristiana, sono comuni a Lutero come a Tommaso d'Aulera, come a tutti i santi. Nessun santo va davanti a dire tu mi devi premiare, io sono giusto, tu mi devi dare questo. Anzi, i più alla spirituale del pellegrino rosso, più uno è santo più si sente peccatore e più invoca la misericordia di Dio. Questa è la scoperta di Lutero. Infatti su questa base Jedi e Isago hanno insistito, e questi sono stati pionieri negli anni 60, hanno, attraverso la spiritualità è stato possibile giungere a quell'accordo sulle buone opere, sulla fede opere, che hanno fatto luterani e cattolici. E adesso mi dicono che anche i valdesi, diceva Emilio Campi, che anche loro sono disposti a firmarlo. No? Ecco, dove invece c'è veramente la differenza insuperabile tra cattolici e protestanti è la concezione ecclesiologica. Questa è sui sacramenti, sulla Chiesa visibile e tutte queste cose. Maria, La Madonna. No, io consiglio a tutti di leggere il commento alla Magnifica di Lutero. Vede la Madonna come la serva del Signore, come colei che ha fede, beata te che hai creduto, che si dichiara povera di spirito. Cioè Lutero è preoccupato di un'altra cosa, cioè del primato di Cristo, che Maria non è un po' un difetto in cui noi cattolici magari capiamo. I problemi che indubbiamente risentono della controversia, ma i problemi di fondo in questa controversia ci sono, solo che andavano liberati dalla controversia, dall'opposizione, ma allora è un po' difficile, insomma, e trattati su una dimensione, con un orizzonte più ampio, dove certi accordi potevano essere possibili. Io ho letto questa preghiera e mi ha dato fare, è veramente molto bello. Ah, sì. Potevo sottoscrivere anche il vero. Va bene, pace e bene a tutti e grazie.